Le mostre di quest'anno sono due sostanzialmente, ma sono collegate tra di loro anche da aspetti concettuali ben precisi. Da un lato c'è Bruno Ceccobelli che con i suoi grandi formati, sono pupille, iridi, osservano chi lo guarda e quando noi siamo osservati il nostro atteggiamento nei confronti delle cose cambia. Poi subito dopo questo sguardo dell'arte su di noi, troviamo immediatamente due giovani artisti in altre due sale che invece mostrano il loro sguardo sul mondo. Anche qui la faccenda si fa interessante perché sono i due sguardi fondamentali della pittura. Da un lato c'è Simone Camerlengo che lavora sull'impressione, sulla velocità, sulla sintesi, sul dissolvere in un certo senso l'immagine nei suoi elementi fondamentali, astratti e suggestivi. Dall'altra parte c'è invece Luciano Sozio che invece costruisce l'immagine. Quindi da un lato abbiamo la pittura analitica, appunto quella di Luciano Sozio, che costruisce l'immagine nella sua sostanza, nella sua struttura visiva e fisica. Dall'altra parte abbiamo invece Simone Camerlengo che distrugge l'immagine della realtà e la riduce ai suoi simboli, alle sue percezioni fondamentali. Insomma, sono i due sguardi fondamentali della pittura. Da un lato costruire, dal lato distruggere, ma sempre per comprendere. La differenza tra questi tre autori è semplicemente nella forma, ma in realtà ognuno a modo suo esprime un elemento fondamentale di quella che è la ricerca pittorica e artistica. Guardare, essere guardati, capire, osservare, costruire, fare in modo che la pittura non sia soltanto impressione ed emotività, ma sia un modo per entrare eticamente dentro l'anima della persona. Thank you.